top scorer sin qui dell'incontro. La ricezione di Sartoretti, Onuelo da posto 1, la palla è bassa, la difende Chiroga, l'attacca Chiroga, scusate, dopo la difesa di Orduna, poi Giannotti, la risposta del muro di Elia Bossi a fermare l'avversario. È il terzo muro di Bossi. Il servizio. Sempre Sighinolfi, altra battuta che mette in difficoltà Balla, bravissimo Orduna, ma c'è il muro di Bossi ai danni di Averil. Aveva fatto un mezzo miracolo Chiroga ad arrivarci, ma è stato molto molto attento a Mura Bossi, che va a vendicarsi sportivamente del blocco subito. Pinali, palla che viene difesa a filo rete, dove è attento Bossi nell'andarla ad appoggiare a terra, conquistando il secondo punto, e questo è sicuramente già un bel risultato per la formazione patavina. Ora Bossi gira il primo tempo a terra, ottavo punto personale per Bossi, il quarto per la DHL. Bossi che va anche a servire. In campo Nikic, oggi c'è Thiago Sens. In palleggio bene Thiago Sens, Botti, Bossi va ad attaccare il primo tempo che mantiene la DHL più 3. E Thiago Sens può andare in battuta. 30 anni anche sul pezzo su questa partita che vede Diamantini al servizio. La ricezione di Thiago ci arriva a una mano splendidamente Bruno, e qua Diamantini però non tiene una palla che non mi era sembrata impossibile. Assegno fatica in ricezione sulle battute tattiche della centrale della Tonazzo. In palleggio Thiago, palla per Bossi che questa volta la mette giù, conquistando punto e diritto al servizio. Ma Modena ora ha bisogno assolutamente di break point per tornare nel set. Gianflot per il palleggiatore argentino, in palleggio Rossini da seconda linea, arriva Casadei, la bella difesa di Padova, poi arriva il muro di Bossi su Giannotti a tenere vive le speranze giallo-blu. Bossi, opportunità in contrattacco che se ne va, ma non era semplice. Onor del vero mettere giù questo pallone. Dina ha scavato il break. Ricezione di Thiago, l'attacco di Bossi a segno. 22esimo punto di HL. Cambio. La ricezione di Thiago, l'attacco di Bossi a segno proprio davanti ai piedi di Orduna. Settimo punto personale per Bossi, 6 attacchi a muro. Thiago di essere quella che non ha niente da perdere, sta giocando con il vento in poppa. A segno intanto Bossi, tocca il muro ma non ha sufficienza per tenere vivo il pallone. 11-9 con Thiago che riceve bene, Bossi però non chiude, e allora c'è un contrattacco portato da Cook, murato però da Bossi, ed è un punto importante perché consente alla DHL di tenere a distanza gli avversari, e soprattutto è un punto ottenuto sull'unico giocatore che sin qui non erano cambi palla. E 4 break point, battuta insidiosa, Leoni per Giannotti, per Cook, murato da Bossi. E allora ci sono 10 palle set per la DHL. Dopo il terzo muro personale di Bossi. Parte la battuta Gianflot di Orduna, la ricezione di Thiago, Bruno, il primo tempo per Bossi. Tocca il muro che spiazza l'eventuale intervento difensivo di Balaso. Bossi. 11esimo punto personale per Bossi. Thiago. Più che concreta la sua prestazione quest'oggi.
la ricezione di Erving aperta, l'attacco di Bossi e finisce qua. Modena si aggiudica il parziale per 25-20 in 25 minuti e la partita per 3-1. L'appuntamento ora è per domenica. Bossi con Volpato che si fa trovare preciso e puntuale. La Fiordona fa svuotare quel pallone in lunga linea per Elia Bossi, il primo tempo che va, lo fa andare sul muro che non controlla, il terzo punto per la DHL. Cerca di spiccare il volo su questo pallone Fabio Balasio. Cook sul 6-3 per la Donazzo, flotta sempre quel pallone su Erving Bert. Bruno, primo tempo di Elia Bossi, c'è l'invasione da parte della formazione della Donazzo, il punto numero 4 per la DHL. Tattica perfetta, battere corto per togliere la pipe, Erving Bert, stessa identica l'argentino sul 13-10 a servire lungolinia Nikic. Bruno, primo tempo di Elia Bossi. Eh beh, bella giocata, undicesimo punto per la DHL. Era abbastanza prevedibile, ha giocato in anticipo questa pipe cercando ovviamente di mettere in difficoltà Volpato prima su una possibile, perché ha fatto un'estate molto dura e difficile Nemanja Petric. Gapet Bruno, Ola! Primo tempo bello di Elia Bossi, il 12° punto per la DHL. Era ora, si scioglie, toglie le manette sui primi tempi Brunegno e dà un buon pallone sul cambio palla, deve anticiparlo, fidarsi di più di Brunigno, portarla via quella palla. Santi Orduna, una sense ricezione, attacco di Gabbè, Balaso lo va a prendere, la fa ancora in campo della DHL, primo tempo di Bossi, il quinto punto per la squadra di Angelo Lorenzetti. Bravo Bossi a farsi trovare preciso e perfetto e dare una buona opportunità a Brunigno. Sì. Più due per la DHL, Berger a ricevere, l'attacco di Cook, muro. Muro, copertura di Cook da parte di Balaso, ancora Cook, ancora un muro, in testa. Il punto per la DHL numero 18, adesso sta tirando fuori tutto quello che ha la DHL con tutti i problemi che ha, perché ce ne sono di problemi. Gran muro di Vettori e soprattutto muro tombale di Elia Bossi che chiude la traiettoria sulla testa, di... sulla testa, forte o alzato flottante? La Fiordona fa flottante su Gapet. Bruno sceglie il primo tempo Elia Bossi, questa gran volta palla. Angola bene, molto bravo Elia Bossi, 19-17 in un momento complicato, riporta più due la DHL. Ha visto il suo centrale carico dopo la grandissima murata, Elia Bossi trova un buon colpo in netta pipe, murata. Tocca ancora verso un Gapet. Bruno, il brasiliano, gran ancora palla. Elia Bossi. Giocano la brasiliana questa giocata, Elia Bossi e Bruno, il 22-19 per la DHL. Elia Bossi a dare fiducia al spalleggiatore preparando questa doppia C, tirandola dritto per dritto. Volpato tagliato. Questi quarti di finale. Che spettacolo. A parte la Lube, ancora con Bruno, primo tempo di Elia Bossi, che palla al limite, ma è bravo a trovare la profondità, 6-5, soprattutto nel rientro in campo. Soprattutto la palla arriva un pochettino più morbida a Bruno e quindi... ancora va a forzare sempre su un Gapet. Bruno sceglie il primo tempo bello di Elia Bossi e non era facile per un ragazzino che arriva da Molfetta essere titolare, soprattutto prendere il posto di Matteo Piano, ricordiamo un infortunio e poi l'operazione alla schiena per un Eschi con Giannelli, attaccare un out, il muro, che il salvataggio. Va a salvare quella palla Giannelli, Matteo Casischi a rimetterla nel campo di Modena, free ball perso per la DHL, primo tempo bene di Elia Bossi. Come sta giocando anche Elia Bossi con grandissima personalità. Gioco il centro che funziona e tira tutto braccio e fa bene in maniera molto impavida. Rivediamo la dormita di Djuric, palla regalata dall'altra parte ed ecco un buon primo tempo, sempre in ritardo ma questa volta non tira dritto per dritto in maniera prevedibile, stampato. C'è Simon Van de Voort sempre su un Gapete, si inchina Bruno, il tocco di Elia Bossi, bravo, perché ripeto non è facile in una partita come questa rimanere lì con la mente concentrato, un ragazzo che ha giocato poco. Diego Sanz fuori, dentro al posto di Nikic fuori, ecco questa era la giocata di Elia Bossi. Bossi molto bravo, dallo 0% del primo set al 67% ed ora ad essere attivo con questa zampata vince. Gapet, Bruno al centro per Bossi, punto del centrale Elia Bossi, 21 anni, 202 centimetri.
23esimo punto per Morte della vittoria del primo parziale di questa gara 2. Passa, tocca il nastro, ma passa, c'è Nikic, poi al centro Bossi, non tocca nessuno, dice l'arbitro, la palla termina out, chiede il tocco, lo va a chiedere al suo secondo, il signor San Paolo di Macerata, che a sua volta lo va a chiedere ai tecnici che controllano il video check, che ora possono vedere cosa hanno registrato le telecamere, se su questo attacco di Bossi c'è stato il tocco da parte del muro trentino oppure se la palla è volata direttamente out senza che nessuno ci mettesse le dita. Stiamo a vedere la proiezione sul LED del Palatrento, il palazzetto in muto silenzio in attesa di capire a chi andrà il punto. C'è il tocco, dice il video check, lo vediamo in questo momento, e in effetti forse sul mignolo, ma la palla viene... Nikic, Bruno al centro per Bossi, spara sul muro, poi la palla rimbalza fuori dal campo, punto per Modena 23-18, Milos Nikic. Taglia, era proprio questo che volevamo intendere. 12-13, Matej Kaziski al servizio. Sungapet ancora una volta, questa volta il martello francese riesce a tenere in campo, bravo Simone, Daniele Mazzone ci prova, c'è Rossini attento, Bruno per Bossi che mette giù il punto numero 14 per la DHL, che ora ha la possibilità di chiudere i conti in questa gara 2. Luca Vettori al servizio, 14-12, match. È una free ball per Modena, però la rigiocata di Trento, Bruno al centro per Bossi, pallone pesante come 40 tonnellate di piombo, e lì a Bossi lo mette per terra, siamo 14-12. Ma l'ha data Bossi questa palla qua? L'ha data Bossi? E Bossi l'ha messa per terra? Punto numero 7 della sua partita, ma siamo pazzi, Bruno, anche tu. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like... Da Brunigno. Vettori, forza, senza paura, in crisi la ricezione di Urnaut. Bravo. Poi Urnaut può attaccare, Murato in campo! Murato in campo! Ha rimbalzato un bagger meraviglioso Kaziski, ma c'è il muro di Modena, pari 24. Era un bagger veramente difficile. Attacca e meglio di così non poteva fare. Bossi, bravo Bossi. Bossi. Mano sinistra di Bossi, orientata bene. E due servito a dare qualità a ogni singolo suo attacco. Petric, set ball Modena. Gran battuta di Petric, Antonov s'arrangia, attacca, Urnaut, Murato, non si sa come, pallone vivo, contrattacco Modena, affidato a Vettori, Kaziski salva ancora, Giannelli mette a posto i piedi, serve Urnaut e stavolta Bossi scrive la parola fine su un gran primo set che Modena in rimonta con il sangue e il sudore in difesa, sì, e battuta si è portata a casa. Questa è la risposta al muro dolomitico col muro degli Appennini, ma soprattutto il Pennino lo prende e firma e suggella questo secondo muro personale lì a Bossi. L'alenno debole sulla carta della catena, fermo carta. Restando esatto che sulla carta qui ora il primo set viene iscritto a Modena. Avanti, cambierà sicuramente Oleg. Esatto. Sempre su Petric, gioco spostato in due, bravo. Su Vettori, grande autocopertura di Urnaut, poi non se la sente di palleggiare. Bossi! Antonov, arriva il primo tempo di Elia Bossi. Bossi, risolutore del primo, sì, set. Rivediamo intanto l'abilità di scendere il muro, guardare la palla e soprattutto poi riproporsi. Bossi si fa trovare preciso, perfetto, puntuale. Van der Voorde era già completa. Champions League, ma guarda un po'. Eccezione di Gappet, Bruno con Bossi, adesso cavalca la carta Bossi e fa molto bene Bruno. Bossi è un giocatore che si fa trovare preciso, puntuale, non ha tante traiettorie, non ha variabili in attacco, ma se non lo marchi come sta facendo Sole, passa dritto, veloce, espressione di un muscolo facciale stoico. Stavo guardando anch'io, Ale.
Bruninho, primo tempo con Bossi. Era il momento di Bossi, perché Bruno adesso, pur nell'esigenza di dare palloni a Vettori, deve far ruotare e far girare anche i centrali per aprire un po' il muro di Trento. Bossi è pulito in anticipo e tira dritto e alto. Se dall'altra parte non c'è muro, 100% Bossi nel secondo set, 100% Bossi in questa apertura. Pronto l'inquadratura su Salvatore Rossini, in diagonale invece su Erving Gapet. Bruno, primo tempo di Elia Bossi, lo gioca profondo, l'ex giocatore di Molfetta, l'ex centrale di Molfetta, il quinto punto per la Via. Non ha tante direzioni d'attacco Bossi, un po' in ritardo, Birarelli in attenzione perché ha paura della palla veloce dietro su Atanasievic, ed è questa l'arma in più da utilizzare. Bruninho, appena il centrale si stacca su Elia, primo tempo sul centrale della DHL, sempre positivo. Nemanja Petric ha fatto la storia. Era ora il servizio. E ora l'argentino. Esatto. Cerca questa volta Petric, Bruno. Primo tempo di Elia Bossi, bravo. Due palloni giocati, due palloni messi giù perfetti. Questo più stretto, l'altro precedente più lungo, più profondo. Atanasievic è molto pigro e lo sappiamo, in posto uno non aiuta, e quindi abilità estrema da parte di Elia Bossi di trovare una buona traiettoria di torsione col pallone sui tre metri. Ecco. Doppio cambio per Perugia con Elia e Dimitrov. Vettori forza quel pallone su Giovi. De Cecco fuori dal campo, Frilo a Caliberda, il muro sulla spalla di Simone Buti, il punto numero 19 per la DHL Modena. Molto bravo Vettori, perché sa che l'attenzione di Giovi è verso Russell e quindi attacca perfettamente. Dato il tocco a rete. Caliberda, palla lenta su Erving Gapet, Bruno lo serve ancora, il francese in lungo linea su Luciano De Cecco. Birarelli in bagher rovesciato per Russell che spara quel pallone, ma arriva un muro perfetto da parte di Elia Bossi, il punto per la formazione di Modena per tornare lì a due punti dalla Sir, settimo punto. Vai Betto, su, te tranquillo, pensa alla prossima palla. Demo chinare il centrale di Perugia, va a piazzare quel pallone su Erving Gapet, Bruno, primo tempo di Elia Bossi. Gran palla, entrato bene nel match questo giovane centrale della DHL. Sì, trova una buona traiettoria, primo tempo. L'arrabbiatura in corpo. Vettori, super battuta, Russell praticamente colpito, deve inventare in attacco Russell. Altra murata di Modena che torna a fare la voce grossa a muro. 8-4. Ripartiamo dal servizio di Modena che sta mettendo in grave difficoltà l'eccezione con palla staccata. È riuscito a mascherarla in gara 1 del primo set, la capacità d'attacco, ma ora il muro di Modena fa male. Bossi stampa per venire a seguire i suoi ragazzi. Ricezione di Caliberda, vola via, salva De Cecco. Attenzione Russell, il muro di contenimento di Bruno. Bruno può ricucire, gioca con Petric, ma Atanasievic in difesa gli dice no, poi Russell di nuovo, il muro di Bossi. Ecco, su palla scontata Bossi sa fare il suo lavoro. Sì, sì. Vantaggi ne dà molto pochi. Vabbè, ma ci mancherebbe, c'è un centrale su palla alta, se non riesce a prendere i muri, che centrale è? E tu dai molte cose per scontate, però. Beh, oddio, scusami, non è per dire. Vedremo. Luca Vettori, forza su Caliberda. Invece per Atanasievic, il muro, il muro di Bossi. E lì a Bossi, 25-20. Cambia questa partita la formazione della DHL con una grande prestazione, sicuramente in crescita rispetto a quello che aveva fatto vedere, alla paura soprattutto di entrare in campo, perché in testa ovviamente c'è un sogno che manca da 14 anni, ma adesso la squadra di Angelo Lorenzetti con un grande muro di Elia Bossi trova il... Alessandro Atanasievic, un ace, 13 punti in questo match sul nastro. Erving Gapet, Bruno sceglie il primo tempo di Elia Bossi. Era ora. Un grande primo tempo che porta Modena su 9-5. Un muro importantissimo, quello di Bossi nel set precedente, e questo lo è altrettanto positivo, perché vedete, con Erving Gapet che prova di nuovo la pipe, mette un post-it importantissimo e un... Ora arriva Aaron Russell per te. Ancora con la palla su quel nastro, Erving Gapet, Bruno, il primo tempo di Elia Bossi, ancora lui, diagonale su questo primo tempo, molto rischioso ma preciso, il punto numero 11 per la DHL. Bene, frusta questo primo tempo, cambia! Vacilo do Perugia, un altro punto, amplia vantagem para 4, tem 7 points. Belo saque de Checo. Atanasievic, longe da rede, parou no bloqueio, a bola não volta.
25º ponto do Modena, que fecha o set e empata o jogo. 25-20 é o resultado do segundo set. Tá tudo igual, tá tudo no 1-1. Intervalo, já voltamos. Band Sports, o canal de todos os esportes. Vai o Atanasevich. Soltando o braço. Ingapê, levantamento. Bola rápida. Elia Bossi. Nono ponto no Modena. Aí de novo. Agora a bola perfeita, né, Ivan? Sem bloqueio. Uma limpa avenida para o Bossi. Ataca. Lá vem saque. Tocou na fita. Ingapê. Bola rápida de meio. Outra vez Elia Bossi. 11º ponto do Modena. 11 Modena. 6 Perugia.